Oggi abbiamo avuto questo incontro con Franco Ruffini. Io lavoro con le parole. Un uomo di teatro, un maestro di vita. Se si gioca con le parole si vince. Ruffini è un operatore teatrale, oltre che uno straordinario storico, semiologo. Si è affrontato diversi argomenti. È partito dalla storia del teatro. Il teatro ha avuto due grandi rivoluzioni. Affronta con un'apparente semplicità, una conoscenza assolutamente strepitosa di tutta la storia del teatro. La prima è quando il teatro passa al regime di mercato. Che fu una grandissima rivoluzione, quindi l'idea del biglietto, di questo contratto. Biglietto come forma di finanziamento è la più grande invenzione del teatro occidentale. I progressi che ha dovuto fare nel momento in cui sono arrivati nemici come il cinema, lo spettacolo. L'offerta dell'intrattenimento diventa così molteplice che il teatro, che prima viveva in regime di monopolio, non può più contare sul finanziamento che arriva dalla vendita dei biglietti. Il concetto che ha voluto approfondire dell'equilibrio ed il disequilibrio dell'attore. Abbiamo Stanislavski davanti a un suo allievo. Stanislavski era un rompipalle straordinario. E gli era stato richiesto dal grande maestro di improvvisare la parte di un ubriaco. Ma il problema è questo. Il vero ubriaco cerca di non barcollare. Tu cerchi di barcollare. Un esempio lampante perché ubriaco, equilibrio e il disequilibrio che deve cercare l'attore, molto interessante. Ciò che sta in equilibrio non è interessante. Cercare continuamente il disequilibrio a qualsiasi età. La capacità per l'attore di andare attraverso, come dice Franco Ruffini, e superare la tecnica nascondendola. È quello che sicuramente come attori siamo chiamati a fare per poter raccontare qualcosa agli altri e per poter muovere qualcosa negli altri. Bellissimi aneddoti. Cosa sia questo grottesco? Ci ha portato alcuni esempi. Un nazista che si innamora della sua prigioniera ebrea. E mentre la conduce alla camera a gas. Amarla talmente tanto da ucciderla, però ucciderla nella maniera più veloce possibile. Le dice: Respira forte. quello è il grottesco. Gli aneddoti sono quelli che rimangono più impressi. È talmente farsesca la cosa che diventa tragica. Il grottesco è la coincidenza degli opposti. Quindi lavorare su questa coincidenza di opposti. Nella coincidenza degli opposti si crea qualcosa di magico. Questo incontro con Franco Ruffini è stato una grande scoperta. Me ne vado via con questa ricchezza in più oggi. È un qualcosa di veramente speciale perché è un'eredità che ci lascia e che allo stesso tempo ci impone di non dimenticare quello che è stato in passato, soprattutto per poter poi creare, per poter dare al mondo dell'arte il nostro contributo. Grazie.